Ora parleremo delle nanotecnologie che si occupano di materiali super idrofobici. Ma cosa vuol dire essere super idrofobici? Un materiale si definisce idrofobico quando l'angolo che si forma tra la superficie e la tangente condotta per il punto di contatto tra la goccia e la superficie è maggiore di 90 gradi, mentre se quest'angolo è minore di 30 gradi si definisce idrofilico. Ma cosa avviene a livello molecolare perché determina queste caratteristiche? Nel caso in cui l'angolo formato è minore di 30 gradi, vediamo che le forze di adesione sono più forti delle forze di coesione. Al contrario, per il materiale superidrofobico, vediamo che le forze di coesione sono più forti di quelle di adesione. Un modo per creare superfici idrofobiche è quello di intervallare la superficie con tante piccole fessure a livello nanometrico e micrometrico. In questo modo diminuirà la superficie di contatto tra la superficie e la goccia e quindi anche le forze di adesione. Ecco un esempio di materiale che presenta caratteristiche superidrofobiche. Lo vediamo applicando dell'acqua sul materiale stesso. Vediamo che le goccioline d'acqua mantengono la loro forma sferica anche se noi andiamo a muoverle. Queste gocce d'acqua non vengono assorbite dal materiale, per questo viene detto appunto superidrofobico. Questa caratteristica è stata ottenuta grazie all'applicazione del metodo precedentemente descritto, ovvero quella di intervallare la superficie del materiale con spazi vuoti di dimensione micro o nanometrica. Abbiamo adesso un pezzo di legno che è stato trattato in questa metà con uno spray idrorepellente, che crea quindi una superficie idrofobica. Infatti, se andiamo a mettere delle gocce in questa metà, le gocce manterranno bene o male la loro forma sferica, mentre da questa parte verranno assorbite pian piano dal legno. Adesso parliamo di sabbia magica. Essa è formata da silice, ovvero granelli di sabbia, trattata con trimetilsilanolo, che va a circondare i granelli di sabbia con dei gruppi apolari, rendendo il composto superidrofobico. Adesso vediamo come si comporta l'acqua sulla sabbia normale e sulla sabbia magica. Infatti, se mettiamo dell'acqua sulla sabbia normale, vediamo che viene assorbita. Al contrario, se mettiamo l'acqua sulla sabbia magica, per via delle sue caratteristiche superidrofobiche, l'acqua mantiene la superficie sferica. Adesso vediamo come si comporta la sabbia magica quando viene messa in acqua. Prendiamo appunto la sabbia magica e la immergiamo. Si vanno a formare dei cilindri perché le molecole tendono ad unirsi fra loro per diminuire il più possibile la superficie di contatto con l'acqua. Infatti, quando poi veniamo a tirar fuori la sabbia magica, vediamo che questa è completamente asciutta. Questo prodotto è stato messo a punto per minimizzare i danni dovuti alle fuoriuscite di petrolio in mare. Infatti, la sabbia andava a posizionarsi a mo' di involucro sul petrolio, rendendolo più pesante e quindi facendolo andare a fondo, rendendone più facile il recupero. Purtroppo, però, a causa dei costi elevati e delle grandi quantità necessarie, si è smesso di produrre questa sabbia per questo fine e quindi è diventata soltanto un giocattolo per bambini. L'aerogel è una miscela simile a un gel, la cui componente liquida però è sostituita da una aeriforme. Tra le molte proprietà dell'aerogel, quella più importante è la sua efficacia nell'isolare. L'aerogel è costituito dal 99,8% d'aria e dallo 0,2% di silice. Questo fa dell'aerogel la sostanza solida meno densa conosciuta finora. Tra le varie proprietà dell'aerogel vi è quella di essere un materiale super idrofobico, come adesso andremo a dimostrare. Se mettiamo delle gocce d'acqua sul piano inclinato, esse non scivoleranno, mentre se le andiamo a mettere dove è stato già posizionato dell'aerogel,
Esse vediamo che scivoleranno lungo il piano. Questo perché l'aerogel forma una pellicola che riveste le gocce d'acqua, riducendo così le forze di attrito. Tra i vari utilizzi, l'aerogel è stato impiegato nelle edilizie come isolante termico per le finestre degli edifici e sempre come isolante termico per il Mars Rover e le tute spaziali. La NASA lo utilizzò anche nella missione della sonda Stardust per intrappolare la polvere della cometa.